Un'altra pianta molto molto buona, un po' spinulosa, un po' piccantina, no? Un po' pungente, no? Fa parte della famiglia dei cardi. C'ha una foglia lanceolata con il margine seghettato e pungente, spinuloso, no? Spinuloso. L'infiorescenza, un'infiorescenza tipicamente a calice rigonfio, no? A diversi calici rigonfi. E praticamente questo, il nome in gergo è stombello o stoppione. Il nome scientifico è Circium arvense. È un'ottima erba, anche se la tradizione ci diceva che veniva estirpato perché era considerato un infestante delle colture cerealicole. Però effettivamente questa è un'ottima erba, anche perché ce n'è una buona quantità, è stata conservata bene, quindi c'è rimasta una grossa presenza, e in più dopo cottura rimane un aroma amarognolo, ma che va sul dolciastro, un amarognolo dolciastro, quindi un aroma molto molto gradevole. In più contiene principi amari che fanno bene anche per il fegato, come disintossicante il fegato. Certo. Io consiglio alla primavera di fare una frittata con gli stombelli, che è una roba veramente straordinaria. Frittata solamente con questi, cotti 5 minuti con un po' di aglio orzino. Volentati, tritati, lavati, tritati. Si cuociono e poi si mette giù le uova con l'aglio orzino, con l'erba cipollina, comunque, o eventualmente l'aglio normale che poi si toglie. Però viene una frittata, secondo me, straordinaria.